classifica alla mano, la squadra di casa sa di potersi aggiudicare il titolo in caso di vittoria. Gli avversari devono a loro volta vincere o pareggiare per tenere ancora aperto il discorso. Ecco la formazione della squadra di casa. Hanno scelto il 4-4-2 con il rombo a centrocampo, con un centrocampista schierato dietro le due punte e un altro a protezione della difesa. Ci sono metri a disposizione. Crossa in mezzo. Si ripartirà da una rimessa del portiere. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. Hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centrocampo. Ecco il tiro. Palla che termina lontanissima dalla porta, difesa dal portiere. Poteva essere una buona opportunità, ma hanno perso il pallone. Chiede aiuto al portiere. Paragna metri. Palla buttata via. Si contendono il controllo del pallone. Palla in palo laterale. Attenzione! Grande tempismo da parte del difensore, intervento spettacolare. Palla in out, sarà corner. Palla in area, respinge il pallone di pugno. Esagerato qui con tiki taka e hanno perso il pallone. Sarà rimessa dal fondo. Perdono il pallone. È riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. La squadra avversaria riconquista il pallone.
Schwarz. Portiere che blocca senza problemi. Occhio al suo movimento. Ecco il tiro. Il difensore è un muro su questo tiro. Manovrano elegantemente con questa serie di passaggi. Schwarz. Occhio al contropiede. C'è spazio davanti a sé. Sicuro l'intervento del portiere che va in presa. C'è il recupero del pallone. Portiere che blocca il tiro. Bravo qui. Recuperano il pallone. Occhio all'uno contro uno. Perdono palla. Arbitro che qui potrebbe tirar fuori il cartellino. È arrivato il cartellino giallo, dunque. Come voleva si dimostrare Pierluigi. Intercettano bene il pallone e provano a ripartire. Occhio al tackle. Qui esagerano con il tiki-taka e finiscono per regalare il pallone agli avversari. Si ripartirà con un fallo laterale. Schwarz. Palla che esce, sarà fallo laterale. Rubano bene palla. Schwarz. Occhio, cerca l'area di rigore. Palla che finisce fuori. Schwarz. Prova a sorprenderlo. Non si fa sorprendere. Sarà corner. Palla che viene rilanciata in avanti. È punizione, posizione invitante. Palla che finisce larga. Da lì avrebbe dovuto trovare la porta.
Schwarz, bravo a intercettare questo pallone, non era facile. Bella la cerca la porta, è un'occasione sprecata, è un vero peccato. Tackle bellissimo, preciso, efficace. Palla che finisce in angolo. Respinge il pallone di pugno. L'arbitro manda tutti negli... Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Il portiere recupera il pallone. Prima frazione di gioco, la sua che si è chiusa senza grandi acuti, ci si aspetta di più da uno come lui nella ripresa. Ha giocato un brutto primo tempo, girando un po' a vuoto e facendo mancare il suo contributo in zona gol. Si spiega anche così il pareggio maturato al termine dei primi 45 minuti. Perdono palla, l'azione sembrava interessante. Arriva l'intervento dell'arbitro, punizione. C'è il traversone. Sicuro l'intervento del portiere che va in presa. C'è il recupero del pallone. Buona la lettura difensiva che interrompe l'azione in un momento interessante. Grande intervento in chiusura. Ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo. Da indietro al portiere.
voleva sorprendere la difesa, ma qui è finito in offside. Palla in fallo laterale. Palla che finisce oltre la linea di fondo, sarà rimessa. L'arbitro ha visto qualcosa? A metri a disposizione. Offside che ci sta tutto, doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. Perdono il possesso del pallone. Occhio alle sovrapposizioni. La gira bene. C'è l'intervento dell'arbitro, sarà calcio di punizione. È arrivato il cartellino giallo, dunque. Come voleva si dimostrare Pierluigi? Ci sarà la rimessa dal fondo. Spezzato bene qui il gioco avversario, hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. La mette in mezzo, si ripartirà con una rimessa dal fondo. Palla che finisce in out. Giocatore che viene richiamato in panchina e sentite gli applausi dei tifosi, prestazione convincente. Uno dei migliori in campo. Credo che l'allenatore l'abbia fatto uscire per tributargli una meritata standing ovation.
pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Palla che esce, sarà fallo laterale. Stiamo entrando nelle fasi finali della partita con il risultato di parità. Una fase finale nella quale cercheranno di segnare il gol della vittoria. Occhio all'intervento del direttore di gara. Arbitro senza esitazioni ha mostrato il cartellino giallo. Sì, molto vicino al rosso. Sarà un calcio in angolo importante a questo punto della gara. Un'occhiata alla grafica, c'è sostanziale equilibrio nel possesso di palla. Occhio di testa, tutto facile qui per il portiere. Cinque minuti alla fine, serve un gol per cambiare i binari di questa gara. Controllano molto bene il possesso del pallone. Ottimo pressing, recupera il pallone. Schwarz. Perico. Rete! Splendida rete! Sono passati in vantaggio con questo gol. Ora sono loro a condurre la partita. Può essere l'episodio decisivo della gara. Impazziti tifosi. Segnare allo scadere regala sempre emozioni esplosive, Pier. Sono i gol più esaltanti. Occhio al tiro, il portiere dice di no. Calcio d'angolo importante a caccia del pari. Sicuro in presa il portiere. Ha intercettato bene il passaggio, non ci voleva molto. Ed è proprio un autogol. Brutto errore qui da parte sua. È stato anche sfortunato, non ci voleva. Un autogol che potrebbe pesare molto sulle sorti della gara. Tackle bellissimo, preciso, efficace. Interrompono bene l'azione, allentando la pressione sulla difesa. Così arriva il fischio dell'arco.